La qualità del sistema sanitario certamente misura il livello di attenzione di una amministrazione regionale, nella fattispecie, nei confronti dei cittadini, dei pazienti utenti. La sanità è una delle maggiori competenze, appunto, in capo all'ente regione. Taranto vive enormi guasti ambientali, eppure liste di attesa, reparti e strutture ospedaliere chiuse, spesso, molto spesso, una sanità negata, un diritto alla salute negato. Parliamo di diritti e parliamo con un avvocato, appunto l'avvocato Patrizia Boccuni, che è candidata al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Ho sottolineato diritti negati. Diritti negati, assolutamente sì, dice bene. Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, è un diritto a cui nessuno dovrebbe essere negato, ma a Taranto, in provincia di Taranto, purtroppo viviamo delle realtà davvero tristi. Io non voglio ripetermi su argomenti cotti e stracotti, su quelle che sono le riaperture degli ospedali e quant'altro, abbiamo già sentito più volte questi argomenti. Io credo che le carenze e le problematiche nella sanità in Puglia siano tantissime, troppe, quindi credo che davvero occorre mettersi al lavoro immediatamente, perché è assurdo che un paziente, un cittadino, un tarantino debba aspettare un anno e mezzo, 8 mesi per una risonanza. Da un punto anche di più, Io l'ho vissuta da un punto di vista personale, per i miei genitori sono stata costretta anche ad andare fuori, non mi vergogno a dirlo, perché qua c'erano delle liste d'attesa esagerate, ma io parlo, ne faccio anche una questione di competenza, perché se continuiamo nelle nostre strutture, concedimelo, a raccomandare anche il personale che deve lavorare all'interno di queste strutture, non arriveremo mai da nessuna parte, perché purtroppo negli ospedali abbiamo delle persone poco qualificate che gestiscono malissimo la nostra sanità. Si dovrebbe partire anche di là e cercare di risolvere questo problema, perché, come diceva lei in premessa, è un diritto a cui nessuno può fare a meno. Molte nomine purtroppo sono figlie della partitocrazia e non della meritocrazia. È una tristissima realtà sotto tutti gli aspetti, in tutti i campi, in tutti gli ambiti, ma nella sanità è ancora peggio, perché qua non si scherza, qua non parliamo nemmeno della mia professione degli avvocati, qua parliamo di un diritto alla salute, parliamo di persone malate e avrebbero tutti lo stesso diritto ad essere curate. Non ci deve essere il ricco e il povero negli ospedali, non ci deve essere il raccomandato e il non. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, anzi vi dirò di più, forse maggiormente alla persona con meno possibilità, maggiormente alla persona con meno possibilità di spostarsi e andare altrove per curarsi, semplicemente per curarsi.